Bene, eccoci tornati in studio allora per questa parte di TV7 Match, il mano che dedichiamo al dramma che si è consumato in Romagna, un dramma peraltro, come si diceva prima della pubblicità, annunciato, non è sicuramente una sorpresa, è un film che abbiamo visto molte volte, purtroppo, in tanti anni, a dimostrazione che il territorio italiano resta un territorio fragile, un territorio che evidentemente non è stato gestito come avrebbe dovuto essere. Ah, certamente non abbiamo contezza e né abbiamo attenzione per il nostro territorio. Chiaramente lo sfruttiamo al massimo, ma non riusciamo a renderci conto di quello che sta succedendo. A questo si aggiunge naturalmente la siccità e le piogge, diciamo le bombe d'acqua, che ormai fanno parte della normalità, e di conseguenza ci troviamo di fronte a delle vere e proprie tragedie. Anche questa volta ci sono stati molti morti e speriamo che sia la fine di questa vicenda. Però quello che io continuo a insistere e che insisterò anche nelle prossime trasmissioni è che abbiamo un governo che vuol fare il ponte di Messina. E il ponte di Messina, mi domando se è una priorità, un'urgenza, visto che ormai sono millenni che tranquillamente passiamo da una parte all'altra delle rive della Sicilia, oppure se questi soldi, che parliamo di decine di miliardi di euro, non possono essere impiegati rapidamente, perché a volte ci sono anche gli investimenti, ci sono le disponibilità del denaro, ma cosa strana, non viene poi impiegato per fare le opere che sono necessarie per evitare questi drammi. Allora, con noi abbiamo due, diciamo, scienziati che ci aiuteranno a capire quanto urgente la questione e soprattutto come possiamo intervenire per risolvere il problema. Certo. Presento in studio il professor Paolo Spagna. Buonasera. Buonasera. Il professor Spagna è un geologo del Consiglio Nazionale dei Geologi. Grazie per essere qui con noi. E saluto in collegamento il professor Luigi Dal Pauso. Buonasera, professor Dal Pauso. Buonasera a voi. Buonasera, ricordiamo, già docente di idraulica all'Università di Padova e ormai da tanti anni il professor Dal Paus si batte proprio per la difesa idrogeologica del territorio, lo ha fatto anche con forza qui per il Veneto, ma non è solo il Veneto che deve essere difeso, tra virgolette. Ma diciamo che gli scienziati qui in Veneto non vengono considerati per quello che valgono. I politici hanno tutt'altre strategie e di conseguenza è inutile che andiamo a tormentare, diciamo, la gente su questo argomento. Diciamo che dovremmo essere più scientifici, applicare quelle che sono le indicazioni dei nostri dotti insegnanti e allora riusciremo a risolvere il problema, prima di tutto quello di Venezia per il Veneto, ma comunque anche quello dell'Emilia Romagna, perché abbiamo visto che per l'ennesima volta l'Emilia Romagna soffre di questi, diciamo, cambiamenti climatici che sono terribili. E allora vorrei una breve introduzione di Paolo Spagna in merito alle necessità di questo territorio e del territorio italiano da parte dello Stato e da parte della politica, ma non solo a parole ma anche a fatti. Quali sono i fatti importanti per riuscire a cambiare questo rischio che corriamo quotidianamente? Ma vedo, il rischio idrogeologico, il rischio delle alluvioni, così come il rischio frane, insomma, è un problema che ci portiamo avanti da moltissimo tempo, cioè da sempre, se possiamo dirlo. Ed è chiaro che a questi problemi si può intervenire in due maniere. Una, con degli interventi strutturali che servono chiaramente per mettere in sicurezza il territorio, ma servono anche contemporaneamente o parallelamente anche degli interventi non strutturali che servono, diciamo, per ragionare sulle condizioni del territorio, capire quali sono i punti deboli del territorio, studiarli e metterli a sistema. Quindi ci vogliono mappature, quindi ci vogliono
sopralluoghi, quindi ci vogliono dei distretti, dei presidi sul territorio che possano, come dire, prevenire anche questo tipo di interventi, che nella maggior parte dei casi è sempre più, perché l'ONU ce l'ha detto, no, nei prossimi anni, nei prossimi 5 anni il cambiamento climatico ci farà sentire sempre più forte, e quindi al fine di evitare soprattutto la perdita di vite umane, credo che sia importante che il governo pensi in maniera definitiva, una volta per tutte, di mettere anche a disposizione le somme, le finanze giuste, idonee e opportune per poter approcciare a questo tema in maniera definitiva. Sì, perché questi poi sono dei veri e propri investimenti, vuol dire che noi, quando andiamo a riparare i danni che fa un'alluvione di questo genere, spendiamo molto di più di quello che invece spendiamo se preveniamo questo disastro. Luigi Dal Paos, a lei la parola. Ma ci diciamo sempre le stesse cose da molti anni ormai. Io penso che non sia neanche questione di disponibilità di finanziamenti, penso che sia fondamentalmente la mancanza di una volontà politica orientata nella giusta direzione per quanto riguarda i problemi della difesa idraulica e geologica del nostro territorio. Purtroppo da qualche tempo a questa parte si sono messi anche di traverso i localismi, gli interessi locali che non sono capaci di guardare un po' più in là, e sono subito contrari questi personaggi a che si realizzi nel loro territorio qualche intervento di tipo strutturale, senza il quale però noi non andremo molto lontano. Purtroppo la nostra situazione, che si è andata formando nei secoli, possiamo dire, è una situazione difficile dal punto di vista del contenimento delle piene, soprattutto nei tratti terminali dei nostri corsi d'acqua, e qui, avendo urbanizzato densamente il territorio in adiacenza a questi corsi d'acqua, l'unica possibile soluzione è quella di moderare le piene prima che arrivino a questi tratti dei nostri fiumi. Stiamo discutendo di questa cosa fin dal 1970 quantomeno, l'anno della presentazione in Parlamento degli atti della famosa Commissione De Marchi, della relazione finale che il professor De Marchi redasse su quell'evento del 1966, che per il Veneto, ma non solo per il Veneto, è stato il massimo evento mai registrato. Grazie. C'è sempre qualcosa che si mette di traverso, in buona sostanza, e allora noi restiamo sempre al palo. Poi ovviamente piangiamo quando capitano situazioni come sono quelle che abbiamo visto in questi giorni in Emilia-Romagna, e però col senno di poi non si va lontano. Bisogna avere il coraggio di intraprendere una politica più determinata, più sistematica, con riferimento ai problemi che riguardano la sicurezza idraulica del territorio, ma anche la sua sicurezza geologica, perché abbiamo visto anche in Emilia-Romagna in questi giorni quanti problemi creino a loro volta le frane. Acqua e terra si vanno insieme, piene e frane vanno insieme, e i due problemi devono essere affrontati con saggezza e sapienza anche. Maria, se è possibile aggiungere una cosa. Prego. A quello che ha appena detto il professor Dal Paos. Prego. Il professor Dal Paos parlava appunto di finanziamenti che forse ci sono, ma io non sono molto d'accordo. Se guardo il PNRR, per quello poi che abbiamo fatto noi come Consiglio Nazionale di Geologi, emendamento proprio
al piano che prevede i soldi messi a disposizione per il rischio idrogeologico. Io noto che ci sono 3 miliardi e 61 milioni. Di questi 3 miliardi e 61, guarda caso, 3 miliardi e 36 li aveva già stanziati il governo per il piano del rischio idrogeologico, quindi praticamente ha messo poco più di 300 milioni di euro. Sono una bazzeccola rispetto a quello che ha bisogno lo Stato per mettere in sicurezza le 620.000 frane che sono state iscritte nell'inventario del Ministero di Ispra. E quindi abbiamo davanti a noi uno scenario che è, diciamo, apocalittico per quello che è l'Italia, che è un paese estremamente fragile, estremamente sottoposto a condizioni, così come dice in effetti l'ONU, così come dice anche l'UNESCO. Noi siamo al centro, siamo un hotspot nel Mediterraneo proprio per questi fenomeni, e quindi aggravandosi sempre di più, questa è la prospettiva, lo scenario futuro che viene prospettato soprattutto per quanto riguarda il bacino del Mediterraneo. Noi non dobbiamo aspettarci nient'altro che un aggravamento di queste realtà, e quindi con questi pochi soldi che ha messo a disposizione il PNRR non si può fare granché. Certamente, allora parliamo del nostro contributo. Prego, professore. Prego, professore. I soldi non saranno tanti, no? Ma manca la volontà di calare sul territorio anche quei pochi soldi, tra virgolette, che sono a disposizione. Poi c'è sempre chi si intromette e si introduce, perché qualche mese fa, con riferimento al problema acqua, abbiamo letto che tutti piangevano per questa siccità travolgente di cui saremmo stati vittime. Tutto questo sulla base delle osservazioni o di quanto è capitato in un anno, il 2022, dove effettivamente è piovuto poco, ma se uno guardasse con attenzione le registrazioni del passato si accorgerebbe che siamo passati attraverso altri anni in cui gli afflussi meteorici sono stati altrettanto scarsi. Però questo è il pretesto, e con riferimento alla questione della difesa idraulica è il pretesto per permettere a un signore di dire: beh, insomma, quei 2 miliardi che avete destinato alla difesa idraulica e geologica riversiamoli sulle attività che riguardano la realizzazione di laghetti per incamerare acqua in modo da rendere disponibile più acqua per l'irrigazione. Questo è veramente assurdo, perché sono pochi, come dice il professor Spagna, i soldi, e poi c'è qualcuno che interviene e spinge perché quei pochi soldi siano anche riversati da un'altra parte. Adesso poi c'è un tentativo incredibile dal punto di vista culturale, secondo me, di collegare i problemi della siccità con i problemi delle alluvioni, no? E sono due cose che sono difficilmente imparentabili, perché abbiamo sentito dire dagli esperti che siccome il terreno si è fessurato per via della prolungata siccità, adesso piove e l'acqua che piove se ne va. Ma insomma, io ho fatto delle osservazioni sperimentali per molti anni in un piccolo bacino dell'Alpago, la valle dove sono nato, e questo bacino è un bacino formato da argille. Le argille durante i periodi meno ricchi d'acqua si fessuravano, e la risposta del torrente che drenava questo bacino era nulla, nonostante le piogge fossero particolarmente intense. Allora, quale collegamento c'è tra questo fenomeno di fessurazione dei suoli e la risposta incredibilmente anomala del territorio a un evento meteorico, che poi non sappiamo di che gravità sia, perché diciamo tutti è grave, ma quanto grave? Tu a me, che sono ingegnere, devi dire: guarda, sono piovuti in questo tempo tanti millimetri d'acqua. Ho sentito parlare di qualche centinaio di millimetri d'acqua in 2-3 giorni, ma
nel 1966, dove sono nato io, dove sono vissuto nei primi anni della mia vita, in 36 ore son caduti 700 mm d'acqua. E allora di cosa stiamo parlando? Non sono fatti nuovi che non sono mai capitati nel passato, sono fatti normali nella risposta idrologica di un territorio. Adesso abbiamo le bombe d'acqua, prima avevamo gli eventi eccezionali, ogni tre giorni un evento eccezionale, ma se capita ogni tre giorni eccezionale non è, perché diventa la normalità. Adesso abbiamo le bombe d'acqua, ma quante bombe cadono sul nostro territorio? Più di quelle cadute durante la Seconda Guerra Mondiale, a sentire i giornali e anche le televisioni. Certo. È un rifugio comodo, perché non si mette mai in evidenza qual è, su questa risposta drammatica del territorio ai fenomeni meteorici, qual è la responsabilità dell'uomo che ha fatto un uso becero del territorio su cui vive. Questo, secondo me, è il punto fondamentale. Noi abbiamo urbanizzato dove non si doveva urbanizzare, noi ci siamo insediati dove non era opportuno insediarsi, ne abbiamo fatte di tutti i colori, spinti ovviamente dai soliti noti, cioè dai portatori di interessi che pensano che al mondo esistano solo loro e gli altri, vabbè, sono lì come contorno e servono e non servono a seconda delle situazioni. È una politica, è una cultura che deve cambiare, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte. Certo, in questo senso ci può salvare solo la scienza, capire esattamente quello che facciamo, i danni che provochiamo e come eventualmente aggiustarli. Allora passiamo al nostro contributo. Romagna, dramma annunciato. Nessuna emergenza imprevista, quanto accaduto in Romagna era un disastro annunciato. Il disastro che ha colpito l'Emilia-Romagna con morti e distruzioni ha tutte le caratteristiche di un film che abbiamo già visto più volte. Ora, come dicono tutti, bisogna pensare alle persone, poi a ricostruire, a risarcire. E poi cosa succede? Il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, ha rilanciato sulla prevenzione, perché quanto avvenuto in Emilia-Romagna era già accaduto a Ischia, nelle Marche, ma può accadere ovunque. Il ministro ha annunciato quindi l'ennesimo piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, un piano urgente con gli interventi operativi già dal 2024. Sarà la volta buona? I problemi sono sempre gli stessi, cementificazione sfrenata, le manutenzioni mancate, poi la fragilità di un territorio sfruttato. Non scopriamo nulla di nuovo. Ricordiamo Sarno nel 1998 con 161 morti, che è stato il più grave disastro idrogeologico che ha colpito l'Italia negli ultimi 50 anni dopo il Vajont del 1963, ricorrono i 60 anni quest'anno. Ma poi c'è da ricordare la grande alluvione del 1966 e tanti altri disastri che evidentemente non hanno insegnato nulla. E poi c'è una lunga lista più recente di alluvioni che hanno devastato l'Italia. Dal 2000 in poi, da nord a sud, il Piemonte, il Veneto, la Puglia, la Calabria, passando per le frane a Ischia nel 2006 e nel 2022, senza dimenticare poi la tormentata Liguria. Questa quindi non è un'emergenza imprevista. L'ISPRA sono anni che lo denuncia. Il nostro è un paese ad altissimo rischio. L'ultimo report sul dissesto idrogeologico relativo al 2021 denuncia che a rischio frane c'è il 2,2% delle famiglie italiane e il 4% degli edifici, mentre per quanto riguarda le alluvioni i numeri sono ancora più allarmanti, perché sono ad alto rischio quasi 8.000 comuni, il 93,9% del totale. La situazione dell'Emilia-Romagna, sempre secondo l'ISPRA, era comunque ampiamente conosciuta. La regione era indicata tra quelle in cui la popolazione esposta a rischio di alluvione risultava superiore rispetto alle medie nazionali. Si tratta di fenomeni
anni, favoriti dalla particolarità del territorio italiano, dagli eventi meteo estremi, ma anche dal consumo di suolo che ha interessato le superfici agricole. In Italia vengono distrutti 2,2 metri quadrati al secondo e se il ritmo non rallenterà nel 2050, la cancellazione di suolo arriverà a 1800 chilometri quadrati. E su questo fronte ha prevalso la politica del lasciamo fare. È del 2012, infatti, una legge del governo Monti finalizzata a fermare la cementificazione selvaggia, ma sono passati più di 10 anni e ancora non è stata approvata, mentre le cose urgenti da fare sono molte, già programmate, annunciate, ma poi rimaste per la gran parte ferme sulla carta, negli uffici delle amministrazioni. In fin dei conti, anche se qualche migliaio di cittadini finisce sotto acqua, sarà risarcito, ma i soldi sono una cosa, i lutti e gli affetti spezzati non potranno mai essere risarciti. Ma è più urgente realizzare il ponte sullo stretto di Messina. Ha appena ricevuto il via libera della Camera il decreto che definisce l'assetto della società Stretto di Messina S.p.A. e che riavvia le attività di programmazione e progettazione del ponte sullo stretto. Un'opera assolutamente necessaria. Un'opera che dovrebbe costare complessivamente 13 miliardi e mezzo, ma che sappiamo già costerà molto di più quando e se sarà finito. Ecco, ci troviamo di fronte a una svolta della politica che è inaspettata e soprattutto è contraddittoria rispetto a quello che è il clima attuale. Prego Paolo Spagna. Ma io dal servizio colgo una particolarità che è quella, sì, appunto della mancanza, diciamo, di una legge quadro sul consumo del suolo. Certo. E questo si ricollega esattamente a quello che ha detto poco fa il professor Dal Paus, che ha detto 3 cose fondamentali. Uno, appunto, questo della cementificazione. Due, quello in effetti cementificazione che l'ha sottolineato il Veneto, la Lombardia, ma anche l'Emilia Romagna, ha un consumo di suolo che è quasi il doppio di quello che avviene in altre realtà europee, la Germania per esempio, tanto per citarne una. E al punto tale poi che da un punto di vista urbanistico gli stessi architetti dicono che ormai noi siamo nella cosiddetta città diffusa, ovvero c'è mancanza di soluzioni di continuità tra una città e l'altra, c'è una casa continua. Quindi questo è un grosso problema che pone dall'altra parte il problema della cosiddetta invarianza idraulica, ovvero quando io vado a costruire, a cementare, dovrei invece tenere conto dell'invarianza idraulica, cioè dovrei mantenere lo stato di permeabilità e quindi di infiltrazione dei terreni che avevo prima di costruire, cosa che invece non viene assolutamente fatto. Poi la questione della siccità, sottolineava il professor Dal Paus, ha ragione, la siccità non è paragonabile all'alluvione, ma sono due facce della stessa medaglia, perché da una parte la siccità crea condizioni tali da rendere più, come dire, veloce il ruscellamento delle acque superficiali, e quindi questa velocità del ruscellamento delle acque superficiali sono quelle che poi, unitamente alla cosiddetta cementificazione del territorio, crea i danni alle infrastrutture, crea i danni alle strutture e crea, come abbiamo sottolineato, anche la perdita di vite umane. La terza cosa sono le bombe d'acqua. Anch'io osservo, come ha osservato il professor Dal Paus, che non siamo in quella condizione. Cioè i millimetri d'acqua che sono caduti in queste ultime ore, ma anche quelle, se vogliamo aggiungere quelle del primi del mese di maggio, certo, non sono configurabili con quelle del 1966 oppure con le bombe d'acqua che sono capitate anche da noi nel Trevigiano o nel Vicentino, per esempio nel 2010, l'ultima, diciamo, grande evento, certo, che ha portato distruzione qua nel Veneto. Per cui è una condizione, è la somma di vari fattori
che porta poi anche alla, all'alluvione e alle distruzioni. È chiaro che per quanto riguarda l'Emilia-Romagna siamo in un territorio in cui da un punto di vista del piano di assetto idrogeologico, dal punto di vista dei piani di gestione delle acque, oppure del rischio del PGRA, del rischio alluvioni, l'ISPRA deputata aveva già individuato che quasi il 50%, il 45% del territorio dell'Emilia Romagna era soggetto a forti alluvionamenti, per cui era tutto noto. Chiaro, come diceva il professore prima, qualche cosa manca nella volontà politica. In effetti nella filiera dell'emergenza e quindi della problematica legata al rischio idrogeologico, noi troviamo che abbiamo ben salde la testa e la coda. La parte della pianificazione c'è. La parte della coda, che è determinata dall'intervento delle forze della protezione civile, delle forze dell'ordine, è una delle migliori al mondo e lo sappiamo, è che in mezzo si colloca la politica, lì dove in effetti, come prima sottolineava esattamente il professor Del Paus, oggi tutti quanti si buttano sulla novità, sull'argomento del giorno e cominciano a fantasticare milioni e miliardi a destra e a manca. Poi con il tempo passa la memoria, passa anche la memoria delle morti, la memoria delle distruzioni e tutto passa in cavalleria. Quindi si distraggono questi soldi da un capitolo a un altro, perché cambiano anche nel frattempo le amministrazioni e cambiano quindi anche gli obiettivi politici. Per cui è chiaro che c'era e c'è stata fino a poco tempo fa una istituzione che è stata posta proprio per evitare queste condizioni, che si chiamava Italia Sicura. Sì. Ecco, con Italia Sicura... Che fine ha fatto? L'abbiamo visto che fine ha fatto. Con il governo Conte 1 è stata dismessa. Bene. Ecco, qualcuno dice perché sono stati utilizzati soltanto il 19% dei soldi messi a disposizione, ma guardiamo nel merito le cose. Nel merito è questo. A Italia Sicura sono arrivate centinaia di progetti, anche qualcuno scritto appunto sulla carta da formaggio, così diciamo, sì, in maniera molto elementare, perché mancavano allora i soldi per la progettazione. Cioè si finanziano le opere, ma per arrivare a realizzare le opere, qua mi insegna il professor Del Paus, bisogna progettarle quelle opere. Certo. Ma se non ho i soldi per progettare quelle opere, rimangono soltanto qualche schizzo su qualche foglio di carta, ma niente più, insomma. Certo, certo, grazie. Allora, professor Del Paus, vuole concludere lei una vicenda così drammatica e chissà quante se ne saranno ancora. Prego. Ho l'impressione che sia difficile concludere. Io ho solo, come dire, una speranza che finalmente ci si renda conto che i problemi di cui oggi parliamo non possono essere affrontati dalla sera alla mattina. Noi dobbiamo essere consapevoli che una seria progettazione ed esecuzione di opere in questo campo dovrà protrarsi nel tempo per decine e decine d'anni, diciamo 50 anni, per metterci in condizioni di più ragionevole sicurezza. Ma quello che è necessario, innanzitutto, che bisogna partire, perché qui no, partiamo, ma nessuno parte, perché basta che un sindaco di un comunello da qualche parte sollevi la sua obiezione, che subito tutto si ferma e tutto si arresta, no? Il fatto è che poi questi personaggi non sono mai chiamati a rispondere delle loro azioni. Questi si oppongono, ma dovrebbero
giustamente opponendosi, essere anche disponibili a pagare le conseguenze eventualmente negative delle loro posizioni. Questo non capita mai. Allora, proviamo a cambiare passo e a incominciare questa lotta contro questi problemi che sono purtroppo grandi,